Enzo, vediamo quali sono le fasi della degustazione del vino. Ora possiamo vedere come si divide la degustazione. Esame visivo, esame olfattivo, esame gustativo. L'esame visivo ci permette di osservare l'aspetto del vino e quindi le sue caratteristiche. Il colore, la limpidezza, la consistenza, il perlage per i vini spumanti. Attraverso la valutazione del colore avviene la prima classificazione del vino, che può essere bianco, rosso, rosato, e dell'eventuale presenza di spuma, che classifica il vino come frizzante o spumante. È proprio dal vino spumante che inizieremo il nostro esame. Innanzitutto dobbiamo impugnare il bicchiere dalla base e lo portiamo all'altezza degli occhi. E verifichiamo così come è stata realizzata la presa di spuma. Dopo osserviamo le bollicine, che per dare un buon perlage devono essere di piccole dimensioni, di giusta quantità, e devono salire dal fondo del bicchiere anche dopo parecchi minuti che è stato versato. Ora passiamo ad analizzare i vini rossi. Il colore di questi è dovuto a determinate sostanze quali il tannino e gli antociani presenti nella buccia. Le sensazioni visive del colore colgono la vivacità e l'intensità di questo. La vivacità del colore dei vini rossi è data dalla presenza di carica acida contenuta in esso. Invece l'intensità è dovuta a diversi fattori e sono il tipo d'uva, il terreno, il grado di maturazione e la vinificazione. Il colore base dei vini rossi è il rubino. Questo può avere delle sfumature tendenti al violaceo. In questo caso il vino sarà giovane. Se le sfumature saranno tendenti al granato, il vino è più maturo. Infatti quest'ultimo sarà il colore predominante, fatta eccezione di alcuni vini come Barolo e Barbaresco, che invecchiando assumono un colore più aranciato. Ma dobbiamo anche dire che il colore aranciato può essere considerato un difetto, perché sta ad indicare l'ossidazione del vino, che avviene quando la bottiglia è stata tenuta in posizione verticale, compromettendo il tappo, facendolo seccare e favorendo l'ingresso dell'aria. Per riassumere, i colori del vino rosso sono porpora, rubino, granato, aranciato. Passiamo ai vini bianchi. Il colore base è il giallo paglierino, più o meno tenue. Anche qui, come nei vini rossi, ci sono diverse tonalità di colore. Nei vini giovani abbiamo dei riflessi verdolini. Man mano che il vino matura, le sfumature di colore saranno più decise, quindi si avranno dei riflessi dorati, per arrivare poi a dei vini invecchiati in legno che saranno di colore ambrato o topazio, che è tipico dei vini passiti o liquorosi. Riassumendo, i colori dei vini bianchi sono verdolino, paglierino, dorato, ambrato topazio. Ed infine i vini rosati, che assumono diverse colorazioni in base al contatto con le bucce, e quindi avremo rosa tenue, cerasuolo, chiaretto. Un altro passo da seguire è il determinare la limpidezza. Come abbiamo detto all'inizio, impugnando il bicchiere dalla base, lo portiamo all'altezza degli occhi e osserviamo se sono presenti particelle che galleggiano nel vino. In questo caso il vino sarà caratterizzato da una lieve velatura torbida. Tutto ciò ci porterà ad una conclusione, che il vino ha subito un'alterazione fisico-chimica, ma possono verificarsi anche dei casi in cui dei vini hanno delle particelle in sospensione causate o dall'invecchiamento del vino in bottiglia o dalla presenza di un sedimento presente in un vino non filtrato. Questo infatti non sarà considerato un difetto. C'è anche da dire che vi è differenza tra limpidezza di un vino bianco e limpidezza di un vino rosso. Infatti verrà naturale dire che il vino bianco sarà più limpido, quindi per i vini più strutturati useremo altri aggettivi come vini densi, profondi, ma non potremo dire che sono brillanti. Ora vedremo come si determina la consistenza. Quindi impugniamo ancora una volta il bicchiere per la base e lo facciamo roteare su se stesso. Potremmo così notare che se il vino scorre velocemente, quasi come fosse acqua, questo sarà poco consistente. Ma ciò non basta, per una valutazione più corretta noteremo anche che il vino, roteando, ha formato nelle pareti del bicchiere delle gocce, dette lacrime, e degli archetti. Se queste gocce scenderanno velocemente, formando degli archetti distanziati fra di loro, potremo confermare quanto detto prima: il vino è poco consistente. Viceversa, se roteando nel bicchiere il vino scorrerà lentamente come fosse olio, le gocce che si formeranno scenderanno lentamente, formando così degli archetti stretti. Questo indicherà che il vino ha una buona consistenza.
E per concludere con l'esame visivo non resta che parlare del perlage. Quest'ultimo viene usato solo per i vini spumanti. Infatti, a differenza dei vini, questo non viene fatto roteare nel bicchiere perché perderebbe la sua effervescenza. Quindi sarà valutato per il numero, la finezza e la persistenza delle bollicine. Più le bollicine persistono dal momento che viene versato nel bicchiere, più il vino avrà un buon perlage. Ora possiamo parlare dell'esame olfattivo, che ci aiuterà a scoprire gli odori del vino. Infatti è il senso più impegnato nell'assaggio di un vino ed è l'unico capace di avvertire infinite sensazioni, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente diverse. Anche per questo esame dobbiamo avere delle attenzioni particolari. Si deve utilizzare un bicchiere a calice medio. I campioni da esaminare devono avere una temperatura di circa 12-14 gradi per i vini bianchi e 20 gradi per i vini rossi. Le bottiglie dovranno essere aperte con un minimo di anticipo e tutte insieme. Per procedere all'esame dobbiamo impugnare il bicchiere per la base e portarlo all'altezza del naso, facendo deboli aspirazioni. Poi lo allontaniamo e gli facciamo fare delle piccole rotazioni in modo da consentire al vino di liberare i suoi profumi. La procedura sarà ripetuta più volte con piccole aspirazioni. Con l'olfatto, sia per aspirazione che per espirazione, vengono riscontrate immediatamente le seguenti impressioni generali. Freschezza rappresenta un'impressione d'insieme, senza che emergano punte disarmoniche o sgradevoli. Finezza si estrinseca nella delicata qualità dell'impressione ricevuta. L'intensità esprime un'impressione di forza, di potenza odorosa ed è in relazione alla qualità e quantità delle sostanze volatili. Da queste scaturiscono tre grandi categorie odorose. Aroma, formato dalle sostanze odorose che provengono direttamente dall'uva, da cui il vino ha avuto origine. Questo appare con più intensità nei vini nei quali la tecnica di vinificazione ha salvaguardato le caratteristiche di freschezza originale. Odore, formato da sostanze volatili che hanno origine dall'uva e dalla fermentazione del mosto e dalla rifermentazione del vino. Profumo, dovuto alle sostanze che si formano dopo il processo fermentativo attraverso fenomeni di esterificazione di ossido riduzione. Questo raggiunge il massimo al momento della piena maturità del vino. Dopo aver esaminato con cura il vino, sia per il suo colore sia per il suo profumo, non resta che effettuare l'ultimo esame, l'esame gustativo. Inizieremo col dire che responsabile delle sensazioni gustative sono le papille della lingua, che vengono stimolate quando il vino si trova nella cavità della bocca. Essa avverte i sapori elementari quali il sapore dolce che viene percepito solo sulla punta della lingua e proviene dalla presenza di zuccheri, il sapore salato che viene percepito lungo tutto il bordo della stessa e prodotto fondamentalmente dal cloruro di sodio, il sapore acido che è percepito su una superficie abbastanza estesa lungo il bordo della stessa, deriva dagli acidi organici contenuti in vari alimenti e sono acido citrico, acido molico, acido acetico ed altri. Il vino, mediamente, ha un pH compreso tra 2,8 e 3,8. Il sapore amaro che viene percepito nella parte posteriore della lingua può derivare da sostanze aromatiche, tutti i tipi di erbe aromatiche, cortecce e radici. Possiamo anche dire che tutti e quattro i sapori sono riscontrabili nel vino, ma in particolare il sapore dolce e il sapore acido. Al termine di ciò potremmo dire che l'esame gustativo alla fine ci darà la conoscenza completa di un vino. Se è pronto ad essere bevuto, se è troppo giovane o troppo maturo, se ha una giusta concentrazione. La provincia di Siracusa è da sempre nota per la rinomanza dei suoi vini, primo fra tutti il Moscato di Siracusa, che studiosi dell'Ottocento hanno tentato di identificare con il vino biblino o pollio citato nelle antiche fonti greche. Di certo nell'Ottocento il Moscato di Siracusa era già conosciutissimo e il più pregiato era quello proveniente dai bianchi terreni calcareo argillosi situati tra Siracusa e il vicino paese di Floridia. Il riconoscimento della DOC, denominazione di origine controllata, è del 26 giugno 1973. La zona di produzione prevista è quella ricadente nel solo territorio del comune di Siracusa. Il vitigno è il moscato bianco, localmente chiamato anche moscato giallo o moscatello giallo. Moscato bianco è il principale nome italiano
del fine Muscat Blanc. Si tratta di una varietà antica e versatile e vanta una distribuzione geografica che copre in pratica l'intera penisola. Basti pensare che il Moscato Bianco è la quarta uva bianca italiana per superficie vitata, con circa 13.000 ettari. In tutta Italia si producono vini chiamati Moscato, prodotti di solito con uve Moscato Bianco. Nel sud, e specialmente nelle isole, come qui in Sicilia, i vini Moscato sono di solito dorati e dolci. Il disciplinare di produzione della DOC del Moscato di Siracusa prevede una gradazione alcolica minima naturale complessiva di 16,5 gradi, di cui almeno 14 svolta, ottenibile anche a mezzo di un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoi. La produzione annuale di Moscato di Siracusa attualmente è bassissima. Il vitigno era infatti pressoché scomparso e si è ritornati a coltivarlo soltanto da pochi anni, grazie innanzitutto a un paio di produttori siracusani che stanno dando risultati abbastanza buoni e riconoscimenti sulla qualità dei vini da loro prodotti. Speriamo che il loro esempio sia seguito da altri produttori siracusani e che la produzione quantitativa di questo vino storico possa ulteriormente incrementarsi.